Oggi è un giorno importante perché oggi abbiamo lanciato una mobilitazione per contrastare una proposta di legge di questa maggioranza, proposta di legge che vuole rendere legalizzato l'attività dei bracconieri contro la fauna selvatica, quindi uccidere in buona sostanza tutta la fauna selvatica. E non parliamo dei cinghiali piuttosto che parliamo degli uccellini, parliamo della fauna selvatica. Che cosa significa? Significa consentire ad ogni attuale cacciatore, attuale bracconiere, di poter fare quello che vuole, sparare 7 giorni su 7, avere un calendario venatorio secondo una profilatura regionale dove le associazioni ambientaliste non possono dire niente, poter sparare di giorno, poter sparare di notte, poter addirittura utilizzare i visori notturni per sparare meglio e udite, udite, c'è scritto nella relazione, perché questo migliora il benessere degli animali, per poter utilizzare i richiami vivi, che significa imprigionare all'ergastolo gli animali che servono per richiamare altri animali per ucciderli meglio. Stiamo parlando della barbarie ambientale faunistica, ma che è in palese contrasto con la norma costituzionale che nella scorsa legislatura abbiamo fortemente voluto. L'articolo 9 e l'articolo 41. E allora qua io chiedo e faccio un appello. Scrivete ai ministri dell'ambiente, ai ministri dell'agricoltura, scrivete al governo, scrivete ai presidenti della commissione agricoltura, commissione giustizia e commissione ambiente della Camera e del Senato per dire no, noi non ci siamo, noi non vogliamo, noi questa norma non la vogliamo come cittadini. Non è questione di maggioranza o di opposizione, è questione di correttezza dello Stato. Andiamo all'infrazione europea, già iniziata, già ce ne sono 2, adesso arriveremo alla 3ª infrazione europea e l'infrazione europea la pagheremo con le nostre tasse. Io non sono disposto a pagare con le mie tasse i bracconieri.